quanto abbiamo il nostro Art Fusion Group, un gruppo di 8 pittori che dipingono tutti assieme su un'unica tela davanti al pubblico, un soggetto deciso dal pubblico. Quindi noi abbiamo raccolto un po' di bigliettini con dei soggetti scelti da voi, estrarremo a sorte e loro dipingeranno quello che sarà estratto. In più abbiamo l'onore di essere insieme al gruppo, al coro polifonico Il Flusso del Libero Suono, che interverrà con il suo tipo di vocalità molto particolare che si chiama fluxus, se non sbaglio, sono un po' ignorante, scusate. Il Flusso del Libero Suono. Esatto, vocalità di questo genere che ben si sposano secondo noi con il tipo di performance che facciamo noi con la pittura. Quindi è tutta una festa, tutta una condivisione. Io intanto vi presento i pittori, poi si presenteranno loro perché i nomi non li conosco singolarmente. Comunque Il Flusso del Libero Suono e l'Art Fusion Group, che è composto dalla mia destra Giulio Golvoltri, Stefania Ciceri, Nada Graffigna, Maurizio Vassallo, altrimenti detto Geronimo, Augusto Casarino, Giusy Lago Mersino, Marlena Vassallo e Roberto Vassallo. Io adesso vi lascio il microfono e vi presentate se volete. Buon lavoro e grazie a tutti. Ciao! Allora, noi siamo Il Flusso del Libero Suono. Jacopo Sabaggiacchino. Un applauso. Non sapete che cosa state applaudendo. Fabio De Luca. Sono me. Stefano Bertozzi. È lui. Sara De Vecchi. Anche Trossello, che sono io. Bene, possiamo pure iniziare. Quando siete. Vediamo la coppia 54 cosa ci propone prima di iniziare. Abbiamo una coppia 54 con grandi tirate. Oh, attenzione, attenzione. Oh, prima di iniziare io direi. No, ti prego. No, queste cose ritrovate in questo biglietto. Non so se ve lo dirò immediatamente, signore e signori, ma forse sì. Allora, scusatemi. Scusate la distrazione, questa sera sono un po' distratto, ma abbiamo nel bigliettino che ci è stato consegnato dalla nostra velina qui presente a fare in questo istante le videoriprese. Frasi importanti, vediamo subito, miti della cultura che state qui ad ascoltare. Ecco le parole chiave di questa serata, pittorica, musicale, teatrale, molto culturale. Vi proponiamo qui in occasione della culturalissima Notte Bianca Genovese, nonché italiana e internazionale. Dunque, mi si è spento il microfono, scusate. E sarà il destino che credo! Allora, signore e signori, ho una lacrima che mi sta scendendo nel pronunziare le seguenti parole. Ascoltiamo insieme. Codeste, non ce la faccio, signore e signori, non ce la faccio, ma ci provo. Serata danzante, gente in festa. Ecco le parole magiche di questo biglietto. Altro giorno te lo darò sul tagadà, altro giorno sul tagadà. Adesso vediamo un attimo di... Thank you.
sono pienamente consapevole dell'ampia portata culturale ed educativa che l'apertura notturna dei musei può offrire all'uomo della strada. Sono conscio del fatto che sia un comodo, un paio di scarpe da 299 euro. Dirò di più, non posso che essere orgoglioso e fiero al pensiero che, almeno per ora, nessun tipo di connotazione razziale, e non posso non dirmi felice che alla notte bianca non sia ancora saltato in mente di diventare verde in onore delle sue presunte origini celtiche. È un... Forse, a pensarci bene, mi scompagina un po' l'idea di non riuscire a capire appieno o per niente le logiche e i significati di questo evento. Ecco, avrei bisogno di capire... Così, para dionisiaca, del divertimento obbligatorio e indiscriminato e dello shopping più oltranzista, a nascondersi dietro una facciata culturale. Forse, a ripensarci bene, vi rende malizioso il fatto che la notte bianca può banalmente costituire uno sfogo di copertura delle maganti cittadine e nostre. La cultura intesa come evento una tantum, l'idea di una politica culturale concepita. Partita di farsi vedere di una volta. Thank you.
va bene, sì, va bene, va bene.